calcografi e di Gesù raggiungono il loro posto di lavoro. Ognuno nella stamperia svolgerà il suo compito quotidiano e le figure, le parole, le immagini più colte e rare prenderanno vita dal loro stesso fare ai torti. Sotto la guida di Giuseppe Remondini II, nella seconda metà del Settecento, vive un periodo di grande, vero splendore, tanto da impiegare nei suoi vari opifici quasi 1000 persone del Bassanese. Tesini e Remondini,
Moretti e Farosini, questi stufi di girar, staltri sgioffi e maiar, che frandare in qua e là, pianca a casa se lo puoi destruar. Basta adesso. Tutti i santi e mondini, i sono santini, i bagni e i campi di Tenerini. Basta. Uno, due, due e tre. Però a sottolineare lo scontento degli operai che lavorano dalle 12 alle 15 ore quotidiane, dei tesini che devono pagare grosse cauzioni per le merci, a piedi portano fin nei luoghi più remoti del mondo conosciuto. Significative impressioni di viaggiatori stranieri ricordano però la stamperia. All'epoca ne parla l'enciclopedia di De Roux e dalla mia. Il gesuita spagnolo Juan Andrés descrive il complesso una pequeña ciudad de la vasta y dilatada casa del